everybody got to do. What? Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi, per la felicità di alcuni di voi, siamo su Rules of Survival. Lo vedete alle mie spalle ragazzi, perché non ve l'ho detto, io sono Xuder. Non me l'avevo ancora ricordato ragazzi, siamo su Rules of Survival perché sono uscite le notizie ufficiali sull'aggiornamento del 14 marzo che tutti potremo scaricare automaticamente aprendo l'applicazione sui nostri dispositivi mobili. Abbiamo già visto ragazzi che con l'aggiornamento del 7 marzo sono state introdotte le nuove armi di Fearless Fjord anche in Gili Island. È arrivata la Jeep da battaglia e hanno fatto come al solito un sacco di lavoro per continuare a contenere tutti gli attacchi hacker che purtroppo dobbiamo sopportare quando giochiamo a Rules of Survival. Questo aggiornamento ragazzi è un po' blando, ve lo dico blando, cioè vuol dire non c'è niente di eccezionale, di esagerato, però comunque dimostra sempre quanto il team di sviluppo di NetEase ci tenga a tenere aggiornato il gioco e a rinfrescarlo sempre per garantire ottima giocabilità. Andiamo subito a vedere ragazzi il nuovo contenuto da oggi, dal 14 marzo. I giocatori possono passare attraverso le finestre. Allora qua non ho capito bene se o verso le finestre aperte o verso le finestre quelle singole che facevano più fatica, quelle ai piani bassi delle case. Io sinceramente non capisco bene che cosa intendano con questa cosa, ma probabilmente vuol dire che sarà più facile passare attraverso le finestre per non farsi sgamare quando apriamo, per non aprire appunto le porte. Hanno aumentato il numero massimo di giocatori a 160 nella modalità Fire Team della mappa Fearless Fjord, quindi più gente, più divertimento, più macello. Hanno aggiunto ragazzi una funzione di ricerca. Cosa vuol dire? Dal 14 marzo i giocatori possono cercare i sopravvissuti più vicini a loro. Meglio dire che se magari prima avevano implementato già la funzione Seek, che è quella di ricerca, ma non era così proprio precisa, con questo aggiornamento dovrebbe essere tutto a posto e quindi trovare i vicini, i nearby friends, cioè le persone che sono vicine a noi, che stanno giocando a Rules of Survival o comunque i nostri connazionali, per eventualmente giocare anche con una chat vocale nella stessa lingua. Per quanto riguarda ragazzi invece l'esperienza generale, hanno aumentato la gamma massima visibile di personaggi in Fearless Fjord. Praticamente questo setting va modificato nelle impostazioni, anche se è già automaticamente attivato quando scaricheremo l'aggiornamento e ovviamente giocheremo a Fearless Fjord. Verrà impostato automaticamente nel valore più alto, quindi se per caso dovesse darvi qualche lag il vostro dispositivo, andate nelle impostazioni, troverete questa nuova voce per diminuire la gamma visibile massima di personaggi. Prima di andare avanti però ragazzi, ve lo ricordo, visto che so che vi piacciono i video di Ross, anche se io momentaneamente non ci sto giocando più in live con voi, un bel pollicione in su che non vi costa niente e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutti i video delle 16:30 e su tutte le live Fortnite e Clash Royale. Andiamo avanti, durante la caduta libera, quindi quando possiamo gettarci dall'aeroplano e direi finalmente
possiamo da adesso decidere noi quando aprire il paracadute. Molto interessante come cosa, se per caso si hanno delle strategie per raggiungere dei punti che magari non sono proprio immediati con il tragitto dell'aeroplano. Quindi applausi assolutamente per questo nuovo, per questa nuova implementazione che vale davvero la pena avere in Rules of Survival. Hanno sinceramente hanno perché hanno aumentato, ragazzi, anche la qualità delle immagini di alcuni alberi. Parliamo sempre di Fearless Fjord, perché succedeva che se uno si nascondeva dietro l'albero e il nemico gli sparava, c'aveva lo stesso bug che c'erano nelle case, quindi il proiettile attraversava e proc ti prendeva. No, da adesso questa cosa non è più possibile, quindi tutto a posto se ci nascondiamo dietro le rocce, se ci nascondiamo dietro gli alberi, sembrerebbe, non saremo più colpiti. Hanno ottimizzato anche la guida di tutti i veicoli, delle auto sportive, dei SUV, del furgone, quello blindato, e della Jeep da battaglia. Hanno tenuto invece invariate le qualità di guida dell'Hovercraft e del deltaplano a motore. Sistemato, anzi ottimizzato, anche l'angolo di visuale durante la caduta libera, quindi probabilmente riusciremo a vedere meglio adesso intorno a noi quando ci lanciamo con il nostro paracadute. Hanno anche sistemato, anzi sì, non mi ricordo se accorciato o allungato, credo allungato a 80 secondi il tempo che ci vuole per iniziare la partita quando siamo nella zona di preparazione, la prep zone la chiama loro, quindi 80 secondi da quando entriamo nella prep zone. Hanno sistemato anche, ragazzi, un sacco di effetti grafici in diverse aree della mappa, quindi credo li abbiano resi più realistici, abbiano sistemato, sicuramente fissato, diciamo, se volessimo essere tecnici, qualche piccolo bug che ancora c'era, e quindi questo vuol dire in soldoni qualità di gioco più alta. Hanno anche sistemato la logica di ricerca dei personaggi, dei, diciamo, giocatori che sono online e che non stanno giocando le partite. Non sappiamo bene con quale logica abbiano sistemato la logica, però ci dice che è tutto più fluido adesso. Ci dicono anche che la home page personale è stata ottimizzata, la lobby, noi la chiamiamo la lobby. E per terminare, ragazzi, hanno sistemato anche una parte relativa al pannello di gestione degli amici. Adesso, cliccando su ogni amico che abbiamo nel nostro elenco, riusciremo a vedere delle statistiche più dettagliate del giocatore. Beh, ragazzi, questo era davvero tutto per quanto riguarda l'aggiornamento del 14 marzo che tutti ci aspetteremo e che otterremo in Rules of Survival. Ve lo ricordo ancora, un bel pollicione in su se vi sta piacendo, e se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale e noi ci vediamo presto! Ciao!